Cara, una sorpresa per te. Oh, grazie mille. Un anello. Ma è proprio quello che volevo. Mi sta benissimo. Ti dona. Il nostro amore è per sempre. E cosa intendi per sempre? Quanto dura a livello temporale? Per sempre. Ma per sempre un mese? 5 mesi? Un anno? Due qua quanto? Cioè, per sempre finché dura. Per sempre, cara. Sì, Milly, ma non è che per... Cioè, c'è una data di scadenza. Ridammi l'anello, lo do a Sofia. Ciao, sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta, lavoro da più di 13 anni nel mio studio analitico e da un paio d'anni a questa parte ho deciso di portare la mia esperienza qui su internet, su YouTube e su Instagram, perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve uscire fuori dalla stanza d'analisi, deve e può arrivare a tutti. Oggi parliamo d'amore, della durabilità di una relazione, quanto può durare la relazione, in particolare parleremo di 8, non mi ricordavo il numero, in particolare di 8 segni, 7 segni più un piccolo esercizio che ti può far capire la durabilità della tua relazione. È destinata a finire presto? Scopriamolo insieme. È una relazione destinata a durare a lungo? A volte ci poniamo questa domanda, a volte non ce la poniamo per niente. Ma fin da subito possiamo vedere alcune caratteristiche che ci possono far capire la durabilità di una relazione, la futuribilità di una relazione, quanto posso investire su questa relazione. È un fuoco di passione che si esaurirà a breve o è qualcosa che insieme possiamo costruire nel tempo? Scopriamo gli 8 segni. Chimica. Se la vostra relazione si basa esclusivamente sulla chimica, ovvero su quell'attrazione, su quell'elemento inspiegabile tra me e te, non avrà una lunga durata. Perché una relazione di lunga durata ci deve essere anche qualcosa che condividete insieme. Una zona di condivisione, una passione che condividete, un interesse, degli interessi che condividete, soprattutto dei valori che condividete, degli obiettivi di vita che condividete. La chimica può aiutare nell'inizio di una relazione, ma non possiamo basare la relazione esclusivamente sulla chimica. Se è una relazione e ti rendi conto che non avete nulla in comune se non la chimica, se non del romanticismo, sai che finirà a breve, perché esaurita la chimica, perché prima o poi finisce, esaurito il romanticismo iniziale, perché prima o poi si esaurisce, subentrerà il lavoro dell'amore. E se non c'è qualcosa che vi tiene insieme, un legame, un collante, non si può andare tanto oltre. Non è al primo posto. Erich Fromm era chiaro in questo. La relazione, per essere una buona relazione, deve essere al primo posto. L'altro deve essere al primo posto nella tua vita. Non ci può essere la carriera, l'amico, la famiglia. Nella scala di priorità della tua vita, al primo posto ci deve essere l'altro, se no la relazione si rompe. E attenzione, perché con questo non sto dicendo che dovete far terra bruciata intorno a voi. Anche le altre cose diventano importanti. Il vostro lavoro, la vostra carriera, la vostra famiglia, i vostri amici, le vostre passioni, dovete tener cura degli aspetti della vita. Ma se volete una relazione duratura, la prima cosa, la cosa più importante deve essere il coltivare un insieme. Unilateralità. Se la relazione è a remare soltanto uno dei due, uno prende l'iniziativa, l'altro no, uno organizza e l'altro no, uno aiuta e l'altro no, uno sorregge e l'altro no, non si va da nessuna parte. Questo si vede anche nelle minime cliniche iniziali di una relazione. Chi scrive il messaggio la mattina, chi scrive il messaggio la sera? È sempre uno dei due? Non si va da nessuna parte. Perché l'altro si può porre in una posizione passivo-aggressiva, una posizione di potere, una posizione di rinfaccio. Si sveglia un giorno, sei insoddisfatto, alza le mani e dice fatto tutto tu, ciaone. Le cose si costruiscono in due, a quattro mani. Te stesso, se non riesci a essere te stesso, se la relazione ti soffoca, ti preme, non fa emergere parte di te, non può essere una relazione duratura. La relazione duratura fa emergere continuamente nuove parti di te, permette alla tua personalità di esprimersi, al tuo carattere, di trovare nuove strade. La relazione è un contenitore che offre possibilità. Se fin da subito non ti senti in grado di esprimere te stesso, se nella relazione ti senti diverso, e ti devi sentire diverso, ma un diverso che ti danneggia, che ti opprime, che ti blocca, prima o poi esploderai, perché il tuo carattere
è più forte di ogni altra cosa e prima o poi uscirà fuori, e quando uscirà fuori romperà l'impalcatura della relazione. Fiducia, controllo. La fiducia è uno degli elementi più difficili da costruire. Se non c'è fin da subito e se al posto della fiducia si insinua il controllo, il possesso, la paura di perdere, tutti questi ingredienti sono ingredienti che rendono tossica una relazione, che la distruggono fin dalle sue fondamenta. Più controllo, più soffoco la relazione. Più ho paura di perderla, più la distruggo. Più non ho fiducia dell'altro, più non darò fiducia. La fiducia è una di quelle dinamiche che non si pretende, si dà. Se sei una persona affidabile, troverai persone affidabili. Se sei una persona inaffidabile, troverai persone inaffidabili. È un gioco di proiezioni e identificazioni proiettive. Maschera! Magari quando uscite insieme puoi accorgerti che l'altro assume stili di comportamento, atteggiamenti diversi con le altre persone, diversi rispetto a te. Il che in principio ti può far piacere. Dice, con me si comporta diversamente, sono speciale. Speciale il cazzo! Perché è una maschera che sta indossando con te, sta fingendo con te, prima o poi quella maschera cadrà. E se hai visto che tratta gli altri con disprezzo, prima o poi tratterà anche te con disprezzo. Se hai visto che il suo stile di comportamento è aggressivo nei confronti degli altri, prima o poi sarà aggressivo anche nei tuoi confronti. Futuribilità. Fai attenzione alle tue fantasie, sono importantissime. Pensa al futuro. Ti vedi insieme a quest'altra persona in futuro? Sì? O no? Sii onesto. Che tipo di futuro vedi? Elemento fondamentale di ogni relazione è la progettualità. Oggi elogiamo le relazioni del qui ed ora, mordi e fuggi, goditi il momento, goditi l'attimo. Ma la vita è fatta di progetti. Le cose orientate al qui ed ora si consumano. E l'amore, una volta consumato, non si ricrea, non si rigenera. Immagine. E infine, ti propongo un piccolo esercizio immaginale. Prenditi qualche secondo di tempo, chiudi gli occhi, respira, fai mente vuota, pensa alla tua relazione e dai un'immagine a questa relazione. Che immagine daresti a questa relazione? Un qualsiasi tipo di immagine. Prenditi 10 secondi e io nel frattempo faccio stretching. Oh. Hai pensato all'immagine? Ottimo! Prendi questa immagine, scrivimela nei commenti e valutala. È futuribile come immagine? Che carattere ha questa immagine? Hai immaginato qualcosa che è destinato a morire subito? Che ha vita? Qualcosa di misterioso? Che carattere ha l'immagine che hai descritto? Questa immagine ti dirà tantissimo del qui ed ora della tua relazione e di come può svilupparsi. Concludo dicendo che ovviamente se ti stai chiedendo se questa relazione che stai vivendo possa avere un futuro o possa finire subito, c'è qualcosa che non va. Magari si sta insinuando la paura di perdere l'altro, o magari c'è una base di insicurezza, o magari effettivamente non vuoi ammettere consciamente che una relazione è destinata a durare poco. Attenzione, anche le relazioni destinate a durare poco possono essere valide relazioni, non sputiamo su tutto ciò che viviamo. Abbiamo questa tendenza che una volta che capiamo che non è la relazione della vita, la demonizziamo. O quando finisce una relazione demonizziamo quello che è stato. L'ex diventa il narcisista di turno, tutto quello che ho vissuto ha fatto schifo, fermi. Da ogni esperienza noi dobbiamo trarre qualcosa di costruttivo. No, i momenti belli sono stati belli, non diventano brutti perché ci accorgiamo che non sarà la relazione della nostra vita. Altrimenti finiremo di trasformare il nostro passato in una discarica di monnezza, in una discarica di ricordi brutti. Non trasformiamo il bello in brutto. Se ti è piaciuto il video, metti un like, condividilo con il tuo partner, così vi scambiate le immagini della relazione e non mi assumo responsabilità su litigi eventuali. Iscriviti al canale e accendi il campanellino delle notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao! Ah, ti ho fatto anche un altro regalo. Dimmi, mi piacciono i regali. Una batteria. Ah, grazie, che ci dovrei fare? Così duri di più.